quella che doveva essere una risorsa, ma non solo per noi operatori, ma per chiunque abiti ovviamente nei comuni rivieraschi, si è tramutata in una minaccia. Il settore turismo in Abruzzo vale oltre il 13% del PIL regionale e sicuramente il mare ne è una componente fondamentale in una regione completamente bagnata dall'Adriatico e in larga parte costituita da arenile. Ma l'erosione della costa, nonostante gli interventi del passato, continua a rappresentare una problematica forte per le attività ricettive che vivono del turismo balneare. Non è possibile che il mare sia all'interno delle nostre strutture. Basta vedere la costa qui nel Teramano, nella zona di Roseto, da Cologna fino alla foce del fiume Vomano, è veramente devastata. Ma non solo a Roseto, anche Martinsicuro, Alba Adriatica, per non dire Pineto verso Scerne. È giunta l'ora di porre un rimedio definitivo a questo problema. Chiediamo quindi un intervento mirato, celere innanzitutto, poi mirato e organico, che non si riveli un semplice placebo ma una vera cura. Lo chiediamo a gran voce a questa amministrazione, perché siamo sicuri che saprà ascoltarci. La Regione, dopo anni di studi ed approfondimenti, ha varato il piano di difesa della costa, uno strumento che dovrebbe consentire di dare organicità agli interventi. Nel sopralluogo effettuato a Roseto dal sottosegretario regionale Umberto D'Annuntis per verificare i danni ai camping nei pressi della riserva del Borsacchio, è stato ribadito l'impegno a programmare la difesa del litorale con i fondi europei 2021-2027 e con il Recovery Fund. Chiaro che su queste zone già la Regione Abruzzo ha programmato degli interventi, sia per quanto riguarda la rifioritura delle scogliere di questo centro qui di fronte ai camping, sia per quanto riguarda la rifioritura di scogliere di Colonia Spaggia per un importo di 1 milione di euro. È chiaro che sono degli interventi che serviranno a tamponare momentaneamente la situazione in attesa che svolga i suoi effetti la programmazione 21-27, programmazione nella quale la Giunta regionale ha messo come priorità la difesa della costa abruzzese e dei tratti particolarmente danneggiati.